Emanuele, subito tutti quanti dentro perché si è vinta una bella partita in modo netto e chiaro, però non c'è ancora niente da festeggiare. Sì, non c'è un motivo particolare per cui siamo andati dentro, è stato solo... Insomma, Rado ha scelto così, ma non ci siamo detti niente di particolare, era solo per insomma, non fermarci troppo a festeggiare. Siamo contenti, però insomma, c'è di rimanere attaccati qua e la partita prossima, se questa ce la siamo sudata e ci siamo sforzati di fare punti, perché gli altri non ce l'hanno regalata, sarà ancora più verso questo senso, cioè guadagnarsi ogni punto perché loro regaleranno pochissimo. Loro hanno regalato poco oggi, però voi vi siete guadagnati tutto battendo molto molto bene, giocando bene un po' in tutti i fondamentali. Sì, sono d'accordo, abbiamo giocato bene un po' in tutti i fondamentali. Chiaro che la battuta l'hanno vista tutti, anche diciamo un bel attacco senza pause. Però penso che, cioè, la partita io ho visto anche tante belle difese e tante belle ricezioni salvate, magari con una mano, magari di istinto, e questo fa la differenza perché... insomma, quando salvi così proprio si vede che hai tanta voglia di vincere e gli altri lo sentono. Rado, di prima la precisa domanda ha risposto che è stato fondamentale la testa soprattutto. Avete tenuto lo stesso livello di concentrazione, di attenzione, di cattiveria per tutta la partita? Sì, sicuramente il fatto che di andare sopra di punteggio spesso e ti aiuta a fare questo. È chiaro che più invece sei in difficoltà è più difficile tenere lì insomma botta. Ed è quello che dovremmo fare, penso, anche domenica, stare lì attaccati anche nei momenti di difficoltà che ci saranno, perché loro faranno di tutto per vincere, giocheranno col braccio sciolto e in casa sono molto, molto forti. Il maggiore insidia a questo punto della partita di domenica di gara 4? Ma il maggiore insidia, ovviamente, il caldo pazzesco che c'è lì dentro. Insomma, un clima un po' infernale per la squadra avversaria, come giusto che sia, perché oltre al caldo c'è un bel palazzetto carico e... Insomma, e poi i loro battitori e i loro forti attaccanti.